Ciao Teodoro, Ciao Giorgio. siamo in tempo di elezioni, Assolutamente. quindi anche l'8 dicembre ormai è quasi arrivato, passerà velocissimo questo mese. Non ti è mai venuto in mente, dopo tutte queste volte che hai fatto questo percorso, perché farlo ancora? Beh, questa è una bella domanda e ti ringrazio perché mi offre sicuramente l'occasione per continuare a dire, credo, a tutti gli amici, concittadini, cosa vuole dire un impegno politico? Per una persona come me, che l'ha sempre fatto attraverso l'elemento fondamentale della passione, del puro spirito di servizio, credo che questo debba continuare a rappresentare il proprio impegno nel tempo. Sono alla quarta candidatura, sono alla quarta campagna elettorale. Già al tempo della prima pensavo che forse avrei vissuto meno momenti di questo, ma il tempo poi è corso in maniera rapidissima e quindi mi ha davvero riempito di entusiasmo tante delle circostanze che ho vissuto in prima persona, impegnato in politica all'interno del mio partito, del nostro paese, e quell'impegno voglio oggi riproporlo, sebbene sia, come dicevo prima, la quarta volta che mi impegno verso questo percorso elettorale, che non deve essere un qualcosa di copia e incolla rispetto alle altre, ci mancherebbe. Credo che ogni tempo è scandito da circostanze diverse, però sicuramente voglio riproporre quella passione, voglio riproporre quell'impegno puro portato al servizio del nostro paese. Voglio riproporre il fatto di ridare una speranza comunque ancora ai nostri concittadini in un momento abbastanza buio del nostro paese, da un punto di vista proprio anche di rapporto tra la politica e il cittadino, tra chi delega e chi è delegato. Credo che in questo momento il riportare all'attenzione di tutti comunque la passione, il senso del dovere, il senso dell'impegno, il senso di portare un servizio puro, credo che siano elementi che desidero che ancora mi contraddistinguano. Venendo qui da te per questa intervista, ho pensato all'imprenditore con cui sono stato oggi in macchina. E un imprenditore importante diceva: in Italia hanno fatto fuori la classe politica dirigente, quelli che ci sapevano fare, siamo in mani di gente inesperta. E in effetti questa cosa la dicono tante persone in Italia e tanti dicono sempre: ah, se ci fossero quelli vecchi, se ci fosse Andreotti, se ci fosse, noi contavamo quando c'era, se ci fosse la DC. Ora, San Marino, la DC c'è. Non c'è anche qui un ritorno, una voglia di ritorno alla stabilità e ai vecchi valori? Credo proprio di sì, nel senso che sulla base di quello che tu dicevi, cioè in Italia tanti ancora hanno un grande ricordo verso determinate organizzazioni politiche che hanno fatto la storia, italiana, la storia della politica sociale, economica e istituzionale della Repubblica Italiana. A San Marino abbiamo ancora una fortuna, che possa piacere o meno, di avere ancora l'appartenenza di organizzazioni politiche come un tempo. Io rappresento il Partito Democratico Cristiano Sammarinese e credo che per certi versi, o perlomeno per tutti coloro come il sottoscritto, per certi versi rappresenta davvero un onore avere ancora quel senso di appartenenza e partecipazione, da un punto di vista di credo politico. Quindi la nostra casa democristiana, come tra virgolette la chiamiamo, è un qualcosa di importante ancora all'interno del nostro tessuto. È vero anche però che purtroppo soffriamo del tempo che è passato. È un partito che ha una storia di 70 anni e ha bisogno anch'esso di essere, diciamo così, riposizionato sotto forma moderna all'attenzione dei cittadini, ma anche nelle varie versioni che qualunque cittadino può gradire, io credo che oggi vede nella Democrazia Cristiana all'interno del nostro paese, Repubblica di San Marino, vede sostanzialmente quella forma di sicurezza, quel dover davvero ritornare ad affidarsi a chi la politica la sa interpretare in termini di gestione poi del paese,
in termini di interpretare le istituzioni al meglio, in termini di rappresentare quella forma perfetta tra il delegato e il delegante. Credo che tutti noi, a partire dal sottoscritto, dobbiamo rappresentare un impegno politico del nostro partito in questi termini. A quel punto, forse anche a San Marino, come in Italia, quando magari ancora si sente chi dice «Ah, se c'era davvero ancora Andreotti o personaggi come lui», io credo che forse torneranno, dopo alcune esperienze infelici precedenti, vedi anche l'ultima di questa legislatura, credo che torneranno a dire «Beh, se ci fosse stata in questi ultimi 3 anni la Democrazia Cristiana, certi errori e certe superficialità forse non sarebbero state commesse». Cioè, quindi una modernità nella tradizione, no? Sì, una modernità nella tradizione, nel senso che modernità e tradizione possono rappresentare al meglio il lavoro che c'è da fare nel paese per tutti i suoi problemi oggettivi e quindi incominciare a risolverli e a rilanciarlo verso le opportunità, e dall'altra anche una modernità e tradizione all'interno del contesto partitico, perché abbiamo visto quanto comunque le istituzioni hanno bisogno di strutture organizzate in grado di saperle interpretare al meglio.